In moltissimi ci siamo chiesti che fine farà l'ospedale dell'entroterra. Lo riaprono? Non lo riaprono? Lo chiudono? Ne fanno uno nuovo? Dopo averlo chiesto direttamente a Matteo Renzi. Signor Presidente, due parole sull'ospedale dell'entroterra. L'ospedale dell'entroterra. Che non è arrivato a mangiare il panettone. Abbiamo incontrato Luca Ceriscioli che ci ha dato una dinamica di quello che sta succedendo. Signor Presidente, riguardo all'ospedale dell'entroterra, cosa ci può dire? Qualche settimana fa, insieme al sindaco Diamandola, avevamo deciso di valutare con i tecnici se conveniva rifare l'ospedale di Dovete, tenuto conto che noi vogliamo avere una struttura antisismica, eccetera, o piuttosto utilizzare quelle risorse, magari integrandole con altre, per fare una nuova struttura. Abbiamo fatto, dopo i sopralluoghi dei tecnici, dopo le valutazioni, questa seconda scelta. Il sindaco ha indicato l'area, è stato fatto uno studio di fattibilità e quindi noi lavoreremo per dare un nuovo ospedale della Mandola al posto di quello che c'era, con le caratteristiche di modernità che raccolga tutti i servizi che prima erano nel vecchio nosocomio. Un ospedale quindi degno di essere chiamato tale. Ospedale, quindi ospedale a tutti gli effetti, con le caratteristiche e le qualità che sono una struttura nuova Ok, grazie mille. Arrivederci di nuovo. Quindi una promessa è stata fatta, noi speriamo che verrà mantenuta e speriamo anche che si siano resi conto davvero che l'entroterra ha bisogno di un ospedale.